Molti pensano che lei sia già morto. Tenga questo giornale, ben in vista. È il 19 aprile del 1978, rapito 33 giorni prima, Aldo Moro viene fotografato dalle Brigate Rosse per testimoniare che è ancora vivo quando in molti lo davano già per morto. La finzione del testo di teatro civile, scritto da Salvatore Tomai e in scena a Taranto, è il pretesto per ricordare alcuni momenti chiave della vita politica dello statista salentino, partendo proprio dalle esperienze giovanili, l'occasione, quella delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Moro. Volevamo ricordare questi anni di formazione tarantina perché sono molto importanti nel suo percorso di fede. Qui fa alcune esperienze fondamentali, soprattutto all'interno della gioventù cattolica, cioè dell'azione cattolica dei giovanissimi. Ma si dava importanza anche all'impegno e alla responsabilità sociale che avevamo noi cattolici. Un antifascista convinto, insomma uno che pensava alla politica nel senso più alto, soprattutto del bene comune, mentre questi concetti si andavano formando all'interno della dottrina sociale della Chiesa. Qui quindi si forma uno dei più grandi statisti italiani. Massimo Cimaglia dà voce a Moro mentre Pierfrancesco Nacca veste i panni di uno dei suoi carcerieri. Documenti, lettere, foto e ricordi tratteggiano i passaggi salienti della vita del padre costituente, ex ministro, segretario e presidente della Democrazia Cristiana, 5 volte presidente del Consiglio. È un lavoro documentario e la maggior parte delle battute di Moro, se non sono testuali, fanno riferimento a informazioni, notizie, che ho appreso da amici, parenti e pubblicazioni varie. Aprendo queste pagine vogliamo dare un aiuto, trovare un aiuto per noi in questa città, ma anche contribuire alla biografia di quest'uomo, le cui radici sono molto importanti, non ci sono frutti senza radici. Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte. Io vedo proprio momento per momento in cui lui cerca di godere dell'affetto della sua famiglia, dove sei figli, dove veramente c'è un amore, sembra quasi una tragedia greca, no? Per quanta roba c'è in quelle parole. Io veramente ogni volta già nelle prove io faccio fatica a arrivare in fondo alla lettera. Quindi c'è stato, devo dire, da parte di tutti, a partire da Salvatore, una voglia di partecipare in maniera totale a questa operazione. I testi di Moro sono una scrittura veramente alta, in alcuni momenti poetica, soprattutto nell'ultimo periodo per l'amore verso i figli, la famiglia, eccetera. La strategia era di raccontare piccoli episodi che dessero un po' lo spessore umano di quest'uomo. Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo.